Cristian Fittipaldi è stato suo malgrado uno dei protagonisti della seconda giornata di prove del Gran Premio di Francia di Formula 1. Questa mattina, un quarto d'ora dopo l'inizio delle prove libere, il pilota della Minardi è incappato in un brutto testacoda che si è concluso con un urto contro il muro di cemento che delimita la pista. Subito le immagini hanno mostrato che il brasiliano accusava qualche problema, ma nonostante ciò i soccorritori non hanno usato tutti gli accorgimenti del caso. Cristian Fittipaldi, alla televisione l'incidente non si è visto. Cos'è successo? Non lo so, è successo tutto di una maniera molto veloce. Comunque o io ho fatto un sbaglio o l'altra cosa che mi è venuta in testa è che dopo, mi ricordo appena dopo che sono battuto contro il muro, è venuta una pioggia molto molto grande. Allora forse io ho preso quello inizio di pioggia, già era un pelino bagnato, perché dove io sono uscito non penso che è una delle curve più difficili, è più facile uscire al curvone, è più facile uscire al secondo pezzo di quella chicane lì, ma non nel primo dove sono uscito. Comunque adesso già è successo tutto e devo dimenticare. Ecco, sei stato in ospedale, ti hanno fatto le radiografie, che cos'hai esattamente? No, ce l'ho io una rottura della quinta vertebra e adesso io faccio un po' di ferie. Per quanto tempo? Io spero, mi hanno detto tra 40 e 60 giorni, io spero che sono a posto per ritornare per Spa. Ora Giancarlo Minardi sarà costretto a cercare un sostituto che già da venerdì prossimo sia in grado di salire in macchina per le prove del Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone. Nomi non se ne sono ancora fatti, ma purtroppo per Fittipaldi non c'è che l'imbarazzo della scelta, visto il gran numero di piloti a piedi.